Bentrovati, nuovo appuntamento con l'intervista al bar. Ospite questa settimana il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, che saluto e ringrazio. Bentrovato, sindaco. Grazie per il cortese invito. Tanti temi che affronteremo quest'oggi. Iniziamo dal più delicato, quello che riguarda la situazione finanziaria dell'ente. Nei giorni scorsi la Corte dei Conti ha deliberato il dissesto. Voi state cercando in tutti i modi di evitarlo e di qualche giorno fa l'approvazione in Commissione Bilancio di un emendamento che appunto salva la città di Catania, ma il peggio non è ancora superato. Il peggio non è ancora superato, noi stiamo facendo il possibile e l'impossibile nel tentativo di evitare il dissesto. Missione molto difficile, lo dobbiamo dire con grande chiarezza, parlando sempre il linguaggio della verità dinanzi ai nostri concittadini, cosa che è assolutamente doveroso fare. Abbiamo fatto inserire all'interno del testo delle mille proroghe, approvato ad oggi dalla Commissione Bilancio, un emendamento che ci dà un orizzonte temporale più ampio fino al 30 novembre rispetto al testo inizialmente approvato in Senato a inizio agosto per poter rimodulare un nuovo piano di riequilibrio. Ma è opportuno dire che si è registrata una vittoria parziale, importante, determinante, ma per evitare il dissesto occorre necessariamente un contributo finanziario da parte dello Stato centrale, cosa che abbiamo puntualmente chiesto al senatore Candiani, sottosegretario agli interni, che voglio ringraziare pubblicamente perché ha dimostrato grande sensibilità nei confronti della nostra città, ha dimostrato anche grandi competenze e grande serietà. Lo aveva promesso, puntualmente lo ha fatto, ma ribadisco, al di là dell'orizzonte temporale più ampio, che per noi comunque era fondamentale, occorre un contributo economico-finanziario straordinario da parte del governo centrale, perché la Corte dei Conti, nelle due delibere che ci ha notificato a fine luglio, certifica una situazione oggettiva, ovvero di squilibrio permanente, nel senso che il Comune di Catania, grazie, fra virgolette, al decremento dei contributi statali e regionali, grazie anche, lo dobbiamo dire con grande chiarezza, alle limitate capacità di riscossione dei tributi da parte del Comune di Catania, in questo momento le entrate correnti sono inferiori alle uscite correnti. Quindi il debito complessivo che ammonta ad oggi a 1 miliardo 580 milioni di euro, seppure spalmati fino al 2044, aumenta anno dopo anno, non vi è alcuna possibilità di risanamento se non ci dovesse essere un contributo economico-finanziario straordinario da parte del governo centrale, cosa che abbiamo puntualmente chiesto, insieme ovviamente anche ad un'assunzione di responsabilità da parte del Comune di Catania. Noi ci siamo posti alcuni obiettivi che è giusto raggiungere, mi riscosso all'aumento della capacità di riscossione dei tributi, è inammissibile che a Catania il 50% dei nostri concittadini paghino le tasse, la parte rimanente è costituita da evasori. Per non parlare poi di chi non è classificato da parte del Comune di Catania. Quindi ad oggi il 50% dei nostri concittadini paga i tributi, il 50% non lo paga, per non parlare poi dell'evasione totale. Quindi la percentuale in realtà di chi rispetta i termini e le normative è ancora inferiore rispetto al 50%. Credo che questo sia inammissibile in una città come Catania, all'interno della quale vi sono certamente delle fasce non indifferenti di persone che non sono in grado di pagare le tasse, e ovviamente le riflessioni che sto per esternare non sono rivolte a loro, ma vi è un'altra parte significativa di persone che, utilizzando qualche nostro retaggio culturale, cercano di fare i furbi o gli esperti. Ebbene, è opportuno che si sappia che nei confronti di costoro l'amministrazione comunale cambierà registro, andremo a punire coloro i quali è opportuno punire. Tutti devono contribuire al risanamento della nostra città e quindi il Comune di Catania si è impegnato nei confronti del governo centrale nel tentativo di aumentare in maniera significativa la riscossione dei propri tributi. Ma oltre a questo, mi auguro che ci possa essere la medesima sensibilità da parte del governo centrale, nella consapevolezza che Catania rappresenta la decima città d'Italia, l'eventuale dissesto del Comune di Catania potrebbe comportare un dramma sociale nella nostra città. Basti pensare a tutte le imprese piccole e medie, nella stragrande maggioranza dei casi catanesi, che
che vantano oltre 200 milioni di euro di crediti nei confronti del Comune di Catania, che se si dovesse dichiarare il dissesto potrebbero essere onorati per il 40, 45, 50%, moltissime di queste imprese andrebbero a fallire in maniera assolutamente inevitabile, per non parlare poi delle società partecipate, molte delle quali andrebbero a fallire con perdita di centinaia, forse di oltre un migliaio di posti di lavoro. Quindi noi stiamo facendo il possibile e l'impossibile per evitare il dissesto, ma è opportuno parlare sempre il linguaggio della chiarezza. Mi auguro che il governo centrale sia assolutamente sensibile nei confronti delle istanze che noi con grande determinazione abbiamo posto. Sindaco, una vicenda, quella finanziaria, che ha assunto anche una valenza politica. Diversi sono stati gli incontri in questi giorni anche a Roma e l'emendamento è stato approvato senza i voti del Partito Democratico. Ma in realtà l'esito della votazione mi ha stupito, perché credo che la norma che noi abbiamo fatto inserire andasse incontro alle esigenze soprattutto di Catania e di Napoli, ma comunque credo che sia una norma di buonsenso. Non è un caso che il centrodestra, che ha l'opposizione rispetto al governo giallo-verde, ha votato compatto quell'emendamento, cosa che non ha fatto il Partito Democratico. Io devo dare atto a Enzo Bianco, che comunque si è impegnato all'interno dell'ANCI, sia durante la prima approvazione al Senato del vecchio emendamento, sia durante l'audizione che noi abbiamo tenuto all'interno della Commissione Affari Istituzionali e Bilancio in seduta congiunta per onare questa causa, ma il suo partito evidentemente non lo ha seguito. Credo che questo sia un fatto di estrema gravità, anche perché è opportuno dire che una parte, non la totalità, ma una parte significativa di questo debito è stata determinata da un'amministrazione comunale di centrosinistra, quindi non era opportuno registrare differenze di schieramento di partito su questa tematica. Gennaro Migliore ha inteso mandare un comunicato stampa anche abbastanza retico, almeno io lo giudico tale. Il Partito Democratico ha fatto una scelta, è giusto che i catanesi lo sappiano. Io ovviamente voglio distinguere con grande onestà intellettuale quello che ha fatto Enzo Bianco, che comunque stimo e apprezzo, rispetto a quello invece che ha fatto il suo partito. Nel milleproroghe è stato però stoppato il bando per le periferie. Catania attende oltre 50 milioni di euro. Lei ha annunciato una battaglia serrata per questi fondi, che servono per opere pubbliche importanti. Assolutamente sì, su questo tema credo che il governo centrale abbia commesso un enorme errore. Con la stessa chiarezza con cui ho ringraziato il Ministero degli Interni, Stefano Candiani, Matteo Salvini, anche Giorgetti, non posso dire altrettanto rispetto a questa scelta, che ritengo sia assolutamente scellerata, che nel caso specifico della nostra città e della nostra provincia, o per meglio dire della città metropolitana, vedrà sfumati 58 milioni di euro per opere di fondamentale importanza per Catania, per Paternò, per Camporotondo, per moltissimi comuni all'interno del cui territorio erano inseriti alcuni di questi progetti assolutamente qualificanti. È stato posticipato il tutto al 2020, ma molti sanno perfettamente che talvolta il rinvio ai 2 anni può essere propedeutico rispetto all'interruzione di un percorso, e quindi mi auguro che anche su questo tema si possa registrare un'inversione di rotta. Noi stiamo facendo la nostra parte, lo abbiamo fatto all'interno dell'ANCI Sicilia insieme a Lulu Corlando, l'abbiamo fatto all'interno anche dell'ANCI nazionale. Mi auguro che il governo centrale sia conseguenziale rispetto ad una protesta assolutamente trasversale da parte di tutti i sindaci italiani, siano essi di centrodestra, di centrosinistra, del Movimento 5 Stelle o espressione di alcune liste civiche. Credo che sia stato commesso un errore, mi auguro che si possa invertire la rotta. Pogliese, che rapporti ha col governo Conte? Lei ha trovato 2 interlocutori attenti, lo ha detto il ministro dell'Interno Salvini e il sottosegretario Candiani. Ma io devo dire che nei confronti di Salvini e di Candiani non posso che esprimere il mio sentimento di sincera gratitudine per l'attenzione che hanno dimostrato nei confronti della nostra città. Il vice premier è stato presente a Catania il 14 agosto, ha preso alcuni impegni con grande equilibrio, come era giusto fare. Stefano Candiani è stato presente alla nostra città in molteplici occasioni,
ha preso alcuni impegni che ha puntualmente mantenuto. Basti pensare all'emendamento di cui abbiamo parlato prima. Per quanto riguarda la parte gialla del governo giallo-verde, non posso esprimere giudizi, ma devo dire Giovanni Grasso, mio antagonista alle elezioni amministrative il 10 giugno, ha comunque dato una mano importante sia al Senato sia alla Camera per l'approvazione di questi emendamenti. L'onorevole Suriano, espressione del Movimento 5 Stelle, ha fatto altrettanto, quindi noi stiamo cercando di condurre una battaglia in maniera assolutamente trasversale. L'interesse superiore della nostra città ce lo impone. Vi sono molti parlamentari che stanno dimostrando questo senso di responsabilità, insieme a Raffaele Stancanelli, che è stato davvero molto sensibile al Senato, stessa cosa Renato Schifani, stessa cosa Stefania Prestigiacomo, Matilde Siracusano, il capogruppo alla Camera e al Senato del mio partito, quindi la Bernini, la Gelmini. Si è registrato davvero un impegno trasversale di cui prendo atto. Torniamo a parlare di Catania, l'elezione poco più di 3 mesi fa, qualche giorno dopo il suo insediamento, che situazione ha trovato, a parte quella finanziaria a Palazzo degli Elefanti? Una situazione semidrammatica, innanzitutto dal punto di vista economico-finanziario. Anche lì abbiamo sempre parlato in linguaggio della chiarezza, abbiamo convocato una conferenza stampa che lei certamente ricorderà, quella afosa mattina di luglio, per raccontare alla città quello che era il bilancio consuntivo economico-finanziario che avevamo trovato. Qualche minuto prima di quella conferenza stampa è stato notificato dalla Corte dei Conti quel provvedimento, in realtà erano 2 delibere, ma comunque la situazione che abbiamo trovato è andata al di là di ogni nostra più pessimistica previsione. Noi immaginavamo di trovarci con un comune con circa 1.200.000.000 di debiti, in realtà abbiamo scoperto 380.000.000 di debiti aggiuntivi. Vi è un problema anche di organico all'interno del comune di Catania. L'ultimo concorso espletato porta la data del 1990, stiamo parlando di 28 anni fa. Vi sono in alcuni settori carenze di personale, il personale è costituito nella stragrande maggioranza dei casi di persone prossime alla pensione, in taluni casi anche demotivato. Mi auguro che si possa riscoprire il senso dell'appartenenza e si possa percepire la delicata fase all'interno della quale noi siamo tutti collocati. I dirigenti sono pochissimi. Ai miei tempi, quando venni eletto per la prima volta nel 1997, i dirigenti erano 154, oggi sono 24, 11 interni e 13 esterni. Se si dovesse dichiarare il dissesto, per esempio, cosa che pochi sanno, io potrei confermare soltanto 2 dei 13 dirigenti esterni. Il Comune di Catania verrebbe amministrato da 13 dirigenti in maniera complessiva, alcuni dei quali prossimi alla pensione. Io avrei difficoltà oggettive anche nell'ordinaria amministrazione. Quindi mi auguro che anche per questo il dissesto possa essere evitato. Tra i suoi primi provvedimenti c'è stata l'ordinanza su sicurezza e decoro, ribattezzata anti-clochard, si vede in pratica il bivacco nel centro storico, si è registrata però una levata di scudi da parte di alcune realtà del centro-sinistra della città. Ma c'è stata una forte polemica, soprattutto nella fase iniziale, in realtà poi abbiamo spiegato in maniera articolata il senso di quel provvedimento, che rivendico, di cui sono assolutamente orgoglioso, nella consapevolezza che noi viviamo all'interno di un contesto territoriale, monumentale, archeologico, unico al mondo, quale quello della nostra città, all'interno del centro storico dove vi è il barocco riconosciuto dall'UNESCO e inserito all'interno della lista della World Heritage dell'UNESCO. Ecco perché noi siamo assolutamente convinti che bisogna essere solidali nei confronti, per esempio, dei senza fissa dimora. E appunto per questo abbiamo destinato 5 immobili confiscati alla mafia, li abbiamo parzialmente ristrutturati, a fine mese noi li andremo a consegnare alle associazioni che si occupano dell'assistenza dei senza fissa dimora, ma oltre ad un sentimento concreto di solidarietà, non soltanto a parole, bisogna però salvaguardare il decoro all'interno del centro storico. È opportuno dire che quella ordinanza non era rivolta esclusivamente senza fissa dimora. Si è fatta una polemica davvero
sterile, strumentale sulle multe che dovevano essere erogate ai senza fissa dimora. Se qualcuno pensasse che il sottoscritto pensava di risolvere il disastro economico finanziario del comune attraverso le multe da emettere senza fissa dimora, evidentemente il sottoscritto probabilmente sarebbe degno di qualche TSO. Ovviamente non abbiamo mai pensato a fare tutto ciò, è opportuno che si chiarisca a coloro i quali in buona fede hanno detto questo e soprattutto a coloro i quali in malafede invece lo hanno esternato. Quando vi è un'ordinanza e quindi quando vi è un divieto, ci deve essere una sanzione amministrativa e quindi questo è quello che il decreto Minniti ha individuato, dando l'opportunità ai sindaci di immaginare alcune ordinanze per garantire sicurezza e decoro urbano. Questo è quello che noi abbiamo puntualmente fatto. È inammissibile che all'interno del centro storico vi siano situazioni di degrado assoluto, è giusto dare esempi di solidarietà concreta nei confronti di chi vive l'emarginazione sociale, ma altrettanto giusto garantire sicurezza e decoro urbano in tutta la città, ma permettetemi di dire anche e soprattutto all'interno del centro storico. Sindaco, parliamo di un'altra nota dolente, quella che riguarda i rifiuti, una situazione che ha ereditato e che forse si aspettava. Tre gare andate deserte, adesso un affidamento ponte in attesa dell'appalto settennale, ma qual è lo stato attuale? La situazione allo stato attuale non è particolarmente qualificante, grazie a ciò che abbiamo ereditato, lo dobbiamo dire con grande chiarezza, laddove a Catania la percentuale di raccolta differenziata ammonta al 7,2%, la percentuale più bassa in Sicilia, fra le più basse in Italia. Ciò è stato reso possibile grazie, fra virgolette, ad alcune disfunzioni che abbiamo registrato all'interno del servizio gestito dal consorzio privato, ma anche e soprattutto, lo dobbiamo dire con grande chiarezza, all'interno della parte del territorio comunale gestita dal Comune di Catania, perché è opportuno che si sappia che il 25% del territorio comunale viene gestito direttamente dal Comune, la parte rimanente, il 75%, viene gestita da questo consorzio. Le disfunzioni sono assolutamente trasversali, quindi anche il Comune ha grandi responsabilità in tal senso. Finalmente avremo un interlocutore unico, dal 17 settembre in poi vi sarà un'azienda che ha vinto l'appalto, la Dasti nel caso specifico, che ovunque abbia operato si è puntualmente distinta per grandi capacità organizzative. Mi auguro che non venga smentita nella città all'interno della quale ha la propria sede sociale, ovvero Catania. Siamo molto fiduciosi, abbiamo moltissime aspettative, mi auguro che si possa invertire la rotta, anche perché avevamo l'assoluta necessità di un interlocutore unico, senza differenze fra lato destro di una via, piazze, quartieri, quindi un interlocutore unico che gestisce tutto il servizio di raccolta differenziata e di igiene urbana all'interno del comune di Catania, evitando alcune anomalie che abbiamo riscontrato. Fabio Cantarella, l'assessore a ramo, si è impegnato giorno e notte nel tentativo di migliorare il servizio, parzialmente c'è riuscito, bisogna dare atto a Fabio Cantarella che ha dato grandi dimostrazioni di capacità organizzative, comunque di spirito di abnegazione. Su input anche del sottoscritto ha fatto dei blitz notturni all'interno dell'autoparco comunale, sono state registrate alcune oggettive anomalie, è opportuno che tutti comprendano, in primis i miei concittadini e anche i dipendenti comunali, che ognuno deve fare la propria parte. Catania è una città splendida, dobbiamo amarla più di quanto riusciamo a dimostrarlo e quindi io mi auguro che dal 17 settembre in poi si possa registrare un'inversione di rotta significativa di cui la nostra città ha profondamente bisogno. In tal senso particolarmente apprezzato, l'abbiamo riscontrato anche noi, è stata l'operazione di restyling del Corso Sicilia e del centro storico di Catania, che forse non si faceva da anni. Assolutamente sì, lo avevamo detto in campagna elettorale, l'abbiamo puntualmente fatto come mille altre cose. Abbiamo realizzato la medesima bonifica, come l'abbiamo voluto chiamare, anche in altre aree della nostra città, lo faremo anche in questo quartiere a Vulcani da qui a breve. È giusto attenzionare tutti i quartieri della nostra città con gli operai comunali, con gli operai della multiservizi, con l'azienda privata che gestisce il servizio igiene urbano.
è fondamentale fornire ai nostri concittadini una città pulita, col decoro urbano degno di questo nome. Ma è opportuno che una volta ultimata l'opera di bonifica o di pulizia straordinaria, poi i cittadini possano mantenere pulita la nostra città, cosa che non si registra sempre. In Corso Sicilia, in realtà, qualche settimana dopo stiamo registrando nuovi problemi in tal senso ed è talvolta davvero imbarazzante fare sforzi enormi per poi vanificarli con gesti di nostri concittadini incivili. Mi auguro che anche su questo tema ci sia un salto di qualità nella nostra città. Pogliese, lei da sindaco non ha cambiato abitudini, continua a girare per Catania, ha anche fatto quest'anno l'abbonamento in tribuna B, il rapporto con i suoi concittadini non è cambiato, ma cosa le chiedono adesso? Ma io sono sempre stato molto umile, non ho mai cambiato abitudini da quando ho iniziato il mio percorso politico, ahimè 32 anni fa, 14 anni. Ho iniziato la mia esperienza politica a 14 anni, contestualmente ho iniziato la mia esperienza curvaiola in Curva Sud a Catania e quindi a 14 anni mi sono abbonato in Curva Sud, da allora ho sempre rinnovato il mio abbonamento, nonostante gli abbonamenti gratuiti che avrei potuto ottenere da consigliere comunale, da assessore provinciale, deputato regionale, da deputato europeo o da sindaco della mia città. È giusto dare anche una dimostrazione di vicinanza concreta nei confronti di una società, quale il Catania Calcio, che ha fatto sforzi enormi nel tentativo di costruire una squadra assolutamente competitiva e quindi ho continuato a fare quello che ho sempre fatto. Oggi, per ovvie ragioni anagrafiche, frequento la tribuna B, la mia generazione curvaiola dell'86 oggi di fatto è trasferita nella quasi totalità in tribuna B e quindi io continuo ad andare allo stadio, talvolta anche in trasferta, insieme ai miei amici di sempre. Sono stato sempre in mezzo alla gente, fra la gente, sono innamorato della mia città, sono innamorato dei miei concittadini, i catanesi sono fantastici, sarcastici, abbiamo moltissimi retaggi culturali che è opportuno superare, confido molto nelle giovani generazioni, ma al di là di questo Catania è una città splendida, dai mille colori, dalle mille contraddizioni, quindi stare in mezzo alla gente, fra la gente, aiuta anche a conoscere meglio la città, aiuta anche a conoscere meglio i problemi della nostra città. Durante le mie passeggiate al centro storico, fra un convegno, una riunione di giunta o qualche altro impegno istituzionale, vengo puntualmente fermato ai miei concittadini che mi chiedono cose assolutamente legittime per migliorare la pulizia di un quartiere o di un parco giochi o per chiedere una nuova linea dell'AMT. È giusto conoscere per poter poi risolvere i problemi. Conoscenza e potere, diceva Mao Zedong, e se lo dice il sottoscritto, evidentemente quella frase la considera davvero significativa. Credo che sia assolutamente giusto e doveroso conoscere per poter cercare di risolvere, nel caso specifico, le problematiche, che sono tante, della mia città e dei miei concittadini. Lei parlava della sua esperienza politica, consigliere comunale, assessore provinciale, deputato regionale, europarlamentare, carica che ha lasciato appena eletto sindaco. È ancora presto per chiederle se ha già pensato chi me l'ha fatto fare, ma come si immagina la Catania tra 5 anni e soprattutto la considera ancora questa l'esperienza più importante della sua vita politica? Ritengo di sì, è la più bella esperienza della mia vita, ma rivendico anche con grande determinazione, con un pizzico di presunzione, di aver fatto una scelta che pochissimi al posto mio, probabilmente nessuno, avrebbe fatto, ovvero lasciare un ruolo prestigioso, esaltante, qualificante a Bruxelles da parlamentare europeo, conquistato, è bene dirlo e sottolinearlo, non grazie a qualche scelta verticistica presa all'interno delle segrete stanze del mio partito, della mia coalizione a Roma o ad Arcole, ma grazie al consenso di 61.000 siciliani che hanno scritto il mio cognome nella scheda elettorale il 24 maggio del 2014. Ebbene, io ho lasciato un ruolo prestigioso a Bruxelles, molto gratificante sotto molteplici aspetti, per un altro ruolo altrettanto qualificante, qual è quello di sindaco della mia città, ma nel periodo peggiore per farlo, con 1.580 milioni di euro di debiti complessivi, con un organico del Comune di Catania pari alla metà rispetto a quello che trovavo nel 1997, con 1.000 responsabilità che io giornalmente mi assumo attraverso la firma in qualsiasi etermina, in qualsiasi delibera, ma sono felice di aver fatto questa scelta molto coraggiosa,
perché è opportuno dire e sottolineare che un tempo il ruolo di parlamentare europeo era compatibile con quello di sindaco, di presidente della provincia. Moltissimi deputati europei, molti anni fa, svolgevano la doppia funzione, prendevano le indennità a Bruxelles e poi facevano i sindaci a Latina, a Milano o a Palermo. Da quando è stata individuata giustamente l'incompatibilità fra il doppio ruolo, nessuno si è mai dimesso dal Parlamento europeo per fare il sindaco della propria città. Io l'ho fatto, lo rivendico. Abbiamo non a caso utilizzato uno slogan in campagna elettorale, qual è stato quello? Una scelta d'amore per Catania, e credo sia stato lo slogan più pertinente che spiegava il senso di quella candidatura, ma sono felice di aver fatto questa scelta, che procura stress aggiuntivi, che talvolta non fa dormire sonni tranquilli, ma credo che sia giusto servire la propria città. Io credo fermamente che nella vita di un uomo ci siano momenti all'interno dei quali bisogna fare scelte dettate dal cuore, non dalla fredda razionalità. La fredda razionalità mi avrebbe imposto di continuare a fare quello che ho fatto fino al 14 luglio del 2018, ovvero il parlamentare europeo, servendo la mia terra, la mia città e la mia regione anche all'interno delle fredde stanze di Bruxelles, di Strasburgo, ma sono felice quindi di aver interrotto quel percorso per un altro dettato dal cuore, dall'amore indissolubile che mi lega alla mia città, di cui sono profondamente innamorato, su cui io rivesto grandissime aspettative e che mi auguro il cui percorso di rilancio possa essere accompagnato anche e soprattutto dalla condivisione dei miei concittadini. Ognuno deve fare la propria parte, dal più umile fra i miei concittadini al più importante imprenditore. Ognuno deve avere la consapevolezza che è stato fortunato a nascere o a vivere all'interno di questa splendida città baciata dal sole e che si affaccia sul Mar Ionio. Dobbiamo avere questa consapevolezza, dobbiamo essere consapevoli di essere stati fortunati, ma dobbiamo meritare questa fortuna attraverso il dovere che dobbiamo compiere giornalmente, pagando le tasse. È inammissibile che il 50%, come ho detto prima, dei nostri concittadini non lo paghi, non buttando le carte a terra, facendo quello che un buon padre di famiglia puntualmente fa all'interno delle proprie case, all'interno della propria famiglia. Dobbiamo comportarci anche al di fuori dell'uscio della nostra casa come ci comportiamo all'interno delle nostre splendide abitazioni. Siamo alla fine, sindaco, che è stato trascorso solo pochi giorni di ferie, tutto il tempo dedicato alla sua città. Assolutamente sì, era doveroso farlo. Mi sono preso 7 giorni di vacanza, avevo l'assoluta necessità di staccare la spina per 7 giorni, seppure poi non l'ho puntualmente potuto fare in maniera assolutamente indiscriminata, al di là dei chilometri che mi separavano dalla mia città. Il telefono squillava in continuazione. Abbiamo affrontato anche a qualche centinaia di chilometri di distanza alcune emergenze, ma era giusto farlo. Mi sono impegnato, come ho sempre fatto, 16, 17, 18 ore al giorno per la mia città. Mi auguro che i sacrifici alla fine vengano premiati a conclusione di questa esperienza amministrativa, nella speranza di poter regalare ai miei concittadini, alla mia città, ai miei figli, una città migliore rispetto a quella che ho trovato. Sindaco, grazie, le auguriamo buon lavoro. Termina qui questo appuntamento con l'intervista al bar. Grazie a voi che ci avete seguito da casa. Appuntamento alla prossima settimana.